Siamo live. Benvenuti, state ascoltando Juicy Tap. Siamo Gianluca, Alessandro e Claudio, tre amici che si sono conosciuti ai tempi dell'università a Pollenzo. Siamo molto diversi tra noi, ma condividiamo una grande passione per l'enogastronomia, per tutto o quasi tutto ciò che è edibile e potabile. Una di quelle amicizie costruite tra piatti di pasta e bottiglie di vino. Questo spazio si chiama Juicy Tap perché quello che faremo è spremere e tirare fuori tutto quello che c'è di interessante e innovativo nel mondo dell'enogastronomia. Stay Juice, il viaggio è appena iniziato. Ciao ragazzi, siamo Alessandro e Gianluca e diamo il benvenuto a Valentina Bertini. Valentina è una giovane ma espertissima sommelier ed è appassionatissima di vino ed enogastronomia. Oggi è wine manager del gruppo Langosteria, che è un gruppo che conta 4 locali. Tra i vari riconoscimenti cito quello di miglior sommelier dell'anno per l'Espresso e miglior sommelier dell'anno nel 2019 per Biwa, The Best Italian Wine Awards. Sono e siamo felicissimi di averti qui, cara Valentina, benvenuta. Ciao Alessandro, ciao Gianluca, è un piacere essere qui con voi. Ciao Valentina, benvenuta, un piacere nostro. Io partirei subito con le domande. Chi è Valentina Bertini e che percorso hai fatto? Partendo dalle tue origini, quindi l'Umbria, tutte le esperienze che hanno caratterizzato un po' e arricchito il tuo percorso umano e lavorativo fino ad arrivare ai giorni nostri con i vari riconoscimenti che hai ottenuto. Allora, io nasco in Umbria, mi è dato della giovane, non sono così tanto giovane, nel lontano 1980. Diciamo che nella vita tutto avrei pensato meno di diventare un sommelier. Ho iniziato quasi per caso, nel senso che io ero iscritta alla facoltà di legge, volevo fare l'avvocato. Mia mamma, che era una chef, che è ancora tuttora una chef, aveva deciso di rilevare un ristorante a Spello e quindi mi sono, come dire, sentita in dovere di essere d'aiuto, non sapendo far nulla. Ho cominciato proprio da zero, l'approccio con la sala, avevo un maître che mi ha insegnato tante cose, però mi sono resa conto che non bastava, che c'era bisogno di più conoscenza, soprattutto per quello che era il mondo del vino. Siamo, diciamo, intorno agli anni 2002-2003, io avevo 23 anni quindi, e Montefalco era in un momento di gloria, non che ora non ce l'abbia, però erano gli anni boom del Sagrantino, quindi questo vino che si produce a Montefalco che in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, aveva riscosso grande successo. Per cui mi sono sempre detta, se qualcuno viene al ristorante, sì, uno può comprare tanti vini, ma qualcuno dovrà consigliare, qualcuno dovrà dire qualcosa di più se viene richiesto. E quindi mi sono iscritta a fare un corso di sommelier. Ho fatto il corso di sommelier a Montefalco, mi sono diplomata professionista nel 2005 e nello stesso anno ho vinto un primo concorso dell'AICE, che diciamo sui distillati, e l'anno dopo ne vinse addirittura un altro. Poi per un po', diciamo, sono rimasta fuori dal circuito dei concorsi dell'AICE, in particolar modo perché, che ci piaccia o no, sono una donna e in Umbria sempre, non voglio dire che sono un po' indietro, ma comunque hanno una mentalità un pochino diversa, no? Una donna che beve troppo vino fa sempre scandalo. In un certo momento ho dovuto chiudere i ristoranti e per un anno ho fatto un'altra cosa, un altro tipo di lavoro. Poi il richiamo al mondo della ristorazione, al vino, che era ormai per me la passione principale, il mio unico futuro. C'è stato un momento in cui non mi sarei vista diversamente da quello che sono oggi. Ho fatto una scelta, sono venuta a Milano così all'improvviso, fino ad arrivare a Langosteria, che già, quindi stiamo parlando degli anni 2014, era un gran ristorante, aveva già 2 ristoranti, quindi c'era anche il bistrò. Ma il primo giorno che entrai in Langosteria da cliente mi resi conto che era un ristorante che aveva una marcia in più, che ancora non capivo, perché quando sei seduto da cliente ti accorgi dei difetti, non riesci a comprendere qual è il meccanismo che rende un'esperienza unica, no? Cioè ti accorgi solo se va male, la cosa brutta è quella. Quindi ricordo una carta dei vini bellissima, per me allora era bellissima, io ero un'appassionata di vini, posso dire anche una discreta sommelier, e vidi una selezione di champagne assurda e per me era incredibile. Tanti ristoranti hanno le carte vini anche importanti, però ci sono dei momenti in cui la gente sceglie il vino sbagliato all'interno di una carta vini, per cui invece lì era tutto
così curato tutto, ogni scelta sembrava avere una risposta, per cui mi sono praticamente proposta e mi hanno preso a lavorare in Via Savona. Tra l'altro io vengo dall'Umbria, capisci, non c'è il mare, pesce, per me conoscere il pesce era una roba che non rientrava nelle mie priorità, nei miei canoni, per cui ho fatto questo bellissimo percorso per qualche anno in langosteria fino al momento in cui, sempre pensando che mi mancasse qualcosa, no? Io di base grande esperienza non l'avevo, perché avere un ristorante di famiglia non significa avere esperienza a volte. Per cui mi sono detto, guarda, mi piacerebbe provare anche la versione, diciamo, l'hotellerie, quindi la ristorazione di hotel. Ed è per questo che ho scelto di lasciare l'angosteria e di andare a lavorare all'Eccelsior Hotel Gallia, di cui sono stata il capo sommelier per quasi 3 anni. Un'esperienza bellissima, ti confronti con un'azienda, con una ristorazione diversa, ma con la cura del dettaglio e dell'eccellenza su qualsiasi cosa, perché un hotel di lusso ha la ricerca dell'eccellenza. Un giorno mi chiama il nostro boss, il titolare di Langosteria, il proprietario a tutti gli effetti, Enrico Buonocore, che mi dice, guarda che forse è ora che torni a casa, no? Quindi anche questa esperienza l'hai fatta, è ora che torni a lavorare con noi. E sono rientrata così, con una posizione che lì per lì mi ha fatto molto piacere. Poi, sai, io sono una che fa le cose quando sa che è in grado di farle, no? Essere un manager, pensavo sempre mi mancasse la parte manageriale, invece devo dire che intanto sì, me la sto cavando, ma ho avuto ed ho un mentore, perché Enrico per tutti noi è un mentore che vede le cose prima di noi e probabilmente tira fuori il meglio di noi. Questa è la parte, diciamo, più bella della realtà che vivo ora. Fantastico. Ci hai già raccontato qualcosa di Langosteria. E Iale è una realtà che conosciamo e secondo noi è una delle realtà della ristorazione più interessanti d'Italia, proprio per come è composta, per la comunicazione che fa, per il brand che è Langosteria. Quindi ci potresti raccontare un po' meglio come è strutturato il gruppo Langosteria? E all'interno di questo gruppo qual è il tuo lavoro? Come si svolge il tuo lavoro e qual è la tua giornata tipo, diciamo? Allora, il gruppo al momento conta 4 ristoranti. Diciamo che è una struttura corporate. Io sono il web manager del gruppo e mi occupo trasversalmente delle carte vini, degli acquisti vini di ogni singolo ristorante a livello di gruppo. C'è tutta una, diciamo, tutto parte da una visione creativa, quindi è centrale da Enrico, dai manager corporate che lavorano insieme per creare, diciamo, gli obiettivi da raggiungerli, realizzare, alzare l'asticella. E sai, quando si lavora in gruppo, ragionare da soli è sempre bello, ma ragionare e condividere le cose insieme aiuta sempre a migliorarsi. Questo è il modo, diciamo, di lavorare di Langosteria. Dopodiché ci sono, diciamo, io li chiamo i miei assistenti, in realtà sono dei bravissimi sommelier all'interno di ogni ristorante che gestiscono proprio la cantina a tutti gli effetti, quindi quello che riguarda lo stoccaggio e il servizio di sala. Quindi, diciamo, loro sono una parte di me che è là dentro, perché ho bisogno sempre di avere il polso della situazione, di capire cosa vogliono i clienti, per cui anche quando facciamo le carte vini si fanno insieme, si ragiona sui nuovi inserimenti, si ragiona su cosa magari proporre di nuovo al calice, si fanno tanti ragionamenti per rendere tutto molto più intanto sentito da tutti, perché se fossi io l'unica che decide non ci sarebbe nemmeno questa piacevolezza nel lavorare. Invece credo che il confronto sia, non dico obbligatorio, ma per me lo è. Trovo molto interessante il fatto che, magari a differenza di quando lavoravi alla Terrazza Gallia, dove dovevi gestire una carta vini di un singolo ristorante, in questo caso tu devi fronteggiare 4 differenti locali che sì, sono dello stesso gruppo, ma comunque sono dei concept differenti. Quindi, andando più nello specifico, come formuli le carte vini dei tuoi locali, partendo magari anche da quelle che sono le zone vinicole, i vini che preferisci, cercando poi di unire alle tue preferenze quello che piace ai consumatori. Quindi, chiaramente mettendo un po' del tuo nel tuo lavoro, ma allo stesso tempo tenendo d'occhio, come dicevi anche prima, tramite i tuoi assistenti, tramite i sommelier, il mercato. Guarda, la carta dei vini di Langosteria in generale è una carta dei vini che è sempre in moto continuo.
non si ferma mai, non è una carta statica. Io non so se è capitato mai di vederla, ma la carta di vini di Langosteria è stata creata negli anni come una rivista ed esce in quattro stagioni sostanzialmente. Questo ci dà modo di un po' seguire la stagionalità, se vuoi, magari sono dei vini che sono più piacevoli in certe stagioni dell'anno, e di tenere sempre aggiornata la carta e di muovere quello che ci piace di più o che vogliamo presentare al cliente. Per cui sì, c'è, ci sono i più grandi vini del mondo e quelli probabilmente non cambieranno mai, no? Che fanno fatto la storia del vino italiano, la storia del vino francese, però poi dopo c'è tutto il contorno che fa la carta dei vini, che è anche la parte più divertente, e tutto questo è chiaro, è una condivisione da parte di non solo dei sommelier che sono all'interno del ristorante, ma anche dei camerieri. Cioè è proprio un'esperienza che ci accomuna tutti quanti e che è un po' contagiosa. Ti trovi a un certo punto che tutti vogliono aprire le bottiglie di vino, che tutti vogliono servire il vino, e quindi per me a livello professionale è una grande soddisfazione. Credo che di portare avanti una scelta che è stata fatta da Alessandro Zingarello, che era il direttore di Langosteria, che è quella di declinare la carta dei vini in Langosteria a seconda delle diverse langosterie. Quando entri in una langosteria ti rendi conto che quella è una carta dei vini in Langosteria, ma è diversa da Langosteria di Via Savona, che è vero, ha una carta dei vini molto imponente, stiamo parlando di 1800 etichette. Caspita. Nelle altre sono etichette un pochino più ridotte, quindi saremo sui 300-400, dipende dal momento dell'anno, però è tutto fatto sempre seguendo la richiesta della clientela. Quello che non ho mai amato è il sommelier che impone le sue scelte, no? Quando dico dobbiamo avere il polso del cliente è perché bisogna ascoltare i clienti, è fondamentale. Se non ci fosse da parte nostra il saper ascoltare, sarebbe difficile vendere vino. Quindi il sommelier che parla troppo di sé, o che parla perché deve sentire la sua voce, o perché deve, passami il termine, far sentire gli altri a disagio, no? Non è bello. Cioè io il sommelier corvo dietro la schiena ho sempre evitato di farlo, non mi è mai piaciuto, non amo chi lo fa, e penso che sia il modo peggiore di comunicare il vino, ecco. La cosa migliore per comunicare il vino è entrare in empatia con il cliente. Quindi se non ascolti il cliente quando ti chiede un suggerimento, sai, suggerire un vino è sempre è un'arma a doppio taglio, perché se non fai le domande giuste o se consigli il vino che piace a te, rischi di non soddisfare il cliente. Per noi la soddisfazione del cliente è fondamentale. Io sono molto contento di avere Valentina qua con noi, perché probabilmente in questo momento ci ascolteranno alcune persone che sono certamente appassionati di una gastronomia, che amano andare al ristorante, però molto spesso chi non è nel mondo del vino, chi non è nel settore del vino, si limita a sfogliare una carta di vini e alle volte non capisce tutto il lavoro che ci sta dietro a queste pagine, pagine, pagine di libri, dove c'è una persona che ha catalogato dei vini in base alle sue ricerche, in base alle esperienze fatte, e chiaramente, come diceva Valentina, inserire quelli che sono i mostri sacri, no, della viticoltura mondiale, e poi aggiungere tutta quella parte di curiosità legata alle esperienze personali. E questa, secondo me, è la cosa che è venuta fuori con la tua risposta. Se c'è una cosa che è stata sempre fatta è stata sdoganare il vecchio modo di leggere una carta di vini, no? La carta di vini deve essere è uno strumento che ci deve aiutare e quindi non deve essere complicata. Io mi ricordo, sai, quando ero giovane che andavo in cerca di questi ristoranti che avevano queste bellissime carte di vini, veramente belle, però sai, dall'altra parte sei un cliente, magari conosci il vino, sì, non sei totalmente inesperto, ma credimi che quei tomi incutono timore. Il cliente tendenzialmente si irrigidisce, quindi si può tenere una carta di vini bella con una bellissima scelta, però la si può leggere, la si può avere anche un pochino più leggera. Questo che non è che toglie qualcosa al vino, semmai aggiunge, perché magari il cliente è più contento anche di essere in grado di scegliere il vino da solo. Questo non dimentichiamocelo mai, perché ci sono dei clienti che sì, ti chiedono consigli, c'è gente che è abitudinaria e forse la cosa più difficile è muovere verso un'altra bevuta un cliente che è abitudinario. Io come cliente sarei molto più facile, devo dire la verità. Però dipende dalle giornate. Ci sono dei vini che amo molto, ma dipende dal mio stato d'animo. Non è detto che io beva sempre le stesse cose. Così lo stesso ragionamento lo potrebbe fare un cliente. Il fatto di ragionare come un cliente ti aiuta sempre a vedere le cose e cercare di migliorarle. Quell'alzare l'asticella lo puoi fare solo se pensi di non essere arrivato, solo se non pensi di essere il più bravo. È proprio un esercizio che magari non viene naturale all'inizio, però
è quello che Enrico ha sempre cercato di inculcare nella nostra mente, no? Quando entri dentro un ristorante, l'angosteria, anche se sei un dipendente, tu devi ragionare sempre con un cliente, quindi prova a sederti al tavolo, siediti, vedi se la luce è corretta, se il bicchiere è in mano è piacevole, perché ci sono tanti dettagli, no? È vero che i dettagli fanno la differenza, è quando non vedi più quei dettagli che le cose diventano noiose, invece noi cerchiamo sempre di trovare qualcosa, qualche difetto per migliorarci. Valentina, dalle tue parole, secondo me l'elemento che esce maggiormente è proprio questo discorso dell'empatia, di vivere il lavoro del sommelier con questa grande attitudine e verso il cliente. Io e Alessandro siamo dei grandissimi assidui frequentatori di ristoranti e quando ci confrontiamo una delle cose che ci piace di più discutere, oltre al cibo, è proprio quella dell'atmosfera che si crea all'interno di un ristorante, di quell'alchimia perfetta tra la sala e le persone. Quanto è importante la sala e il tuo lavoro nella creazione dell'atmosfera all'interno del ristorante e anche nell'andare a lavorare su quello che è l'equilibrio tra la sala e la cucina? Guarda, io non sono mai stata una di quelle che dicesse che la sala conta il 90%, perché sappiamo tutti che in un ristorante ci si va e ci piace mangiare bene, quindi secondo me quella cosa su cui non si può passare sopra è il fatto che al ristorante si mangia bene. Dall'altro canto, magari ti trovi a volte nel ristorante in cui mangi molto bene, ma poi hai un pessimo servizio, non si è coordinati con la cucina. Il pessimo servizio è che non è un, dici, magari ho stato un contrattempo con il piatto, non è quello. Il pessimo servizio è un'altra cosa. Quando è anche il malumore del personale che lavora, e tu sei seduto e lo percepisci. E quello dà fastidio. Quindi diciamo che di base la sala è importante, perché è quella che ti fa vivere l'esperienza, no? È quello che porta il piatto in tavola, è quello che ti serve il vino, che ti accoglie e ti racconta questo percorso e che ti fa fare un'esperienza. Per cui è importante. Negli ultimi anni focalizzarsi sulla sala è un argomento di cui se ne parla molto, no? È fondamentale l'armonia e la bellezza della sala, no? Quindi di gente che è curata, che ha piacere di coccolare il cliente, che cerca di accontentarlo senza snaturarsi, perché non è che si può dire sempre sì al cliente. E però, ribadisco, ci vuole sempre una grande competenza, perché la sala non può essere e non deve essere fatta da persone che improvvisano un mestiere che non conoscono. Per cui la conoscenza, io dico sempre che nella vita bisogna essere curiosi. Cioè, come io dal paesello dell'Umbria ho deciso di essere curiosa nella vita, nel mio lavoro. Potevo essere un sommelier bravo, rimanere nel mio, ma non stappare le più belle bottiglie del mondo. E questo per me è stato sempre un motivo di orgoglio. Cioè il fatto che di essere a Milano e lavorare in un posto in cui le bottiglie che tutti sognano, io le ho aperte, le ho anche assaggiate, e qualche volta anche bevute, mi rende veramente felice. Si percepisce la tua felicità. In ogni caso mi piace continuare a sottolineare quanto lavoro ci sia dietro ad un ristorante e che molto spesso si pensa al ristorante come un semplice posto dove andare a mangiare, in realtà è il culmine di una lunghissima filiera di produttori, di chef, di cuochi, di maître, nel tuo caso di wine buyer o comunque insomma di wine manager. E si percepisce anche moltissimo la tua passione per il vino. E allora ti chiederei che consigli daresti tu a chi vuol trasformare, come hai fatto anche tu, la sua passione per il vino in un mestiere, tenendo anche conto magari della crisi, ecco, che stiamo, o dell'insicurezza che la ristorazione sta vivendo. Allora, guarda, questo periodo storico è particolare, però definirlo catastrofico, cioè, detto così sembra brutto, non sto rendendo l'idea di quello che penso, però non mi piace pensare che tutti credano che finita questo momento, che prima o poi finirà, si torni come prima. Ecco, se la ristorazione pensa di tornare come era prima del Covid, ecco, credo che farà fatica a rialzarsi. E vedo che a Milano già tanti ristoranti e tanti amici ristoratori hanno già cambiato quel passo, che inevitabilmente va fatto. Cioè, dopo una crisi del genere, dopo una pandemia mondiale, cambia tutto e va ricostruito tutto e va ricreato tutto, perché anche la stessa esperienza di sala, se vuoi, non può essere la stessa
di quella prima del Covid. Siamo cambiati noi, quindi quello, il prima non c'è più, c'è solo il futuro. E prima se ne accorgono e prima cercano di arrivarci, e meglio è, cioè lo è per tutti. Ma siamo consapevoli che questo è definitivamente un cambiamento. I consigli che posso dare a chi vuole entrare nel mondo del vino è di sicuro fare un corso di qualsiasi genere esso sia, ovviamente riconosciuto, quindi che dà un attestato in effetti da sommelier, ma vorrei sfatare un mito: non è che uno fa un corso da sommelier domani mattina è il genio della sommellerie. Cioè, perché negli ultimi tempi mi sono anche diciamo trovata di fronte a dei ragazzi per dei colloqui e mi sono, posso dire, sconcertata e un po' anche a volte amareggiata del fatto che sì, abbiamo fatto 3 livelli, siamo diplomati e sommelier, però poi alla fine la conoscenza del vino non c'è. Credo che, e confermo, che ci vuole fatica per diventare un sommelier. Non basta un corso, ci vuole curiosità, ci vogliono anni di assaggi, anni di lavoro in sala per avere l'eleganza di aprire la bottiglia, perché vedo ancora gente che maltratta le bottiglie di vino. Ora, lo facciamo a casa, va bene tutti, ma non è fattibile che all'interno di un ristorante chi si occupi di vino non riesca ad aprire una bottiglia con la serenità, che è uno dei gesti più belli del mondo. Per me l'apertura della bottiglia è proprio un momento in cui si ferma il tempo. Io forse trattengo anche il respiro quando la apro, per cui è, non posso credere che venga così maltrattata. Cioè, è un momento magico, mettiamolo così. E quel momento magico gli va reso giustizia, onestà, bellezza, perché è veramente bello. Cioè, un sommelier che apre la bottiglia in modo elegante è una delle cose più belle che si possa vedere. Per cui io, tra l'altro, ho sempre avuto un amore per tutte le bottiglie di vino. Non c'era quella meno costosa e quella più costosa. Tutte le volte che aprivo una bottiglia di vino, indipendentemente dalla cifra, la mia gestualità non cambiava. Ci vuole rispetto. Rispetto per la bottiglia, rispetto per noi, rispetto per il cliente. Per cui non è... se aprivo una bottiglia che magari era di una cifra inferiore rispetto a quella che avevo, che avrei voluto aprire, questa cambiava il mio umore o chissà cosa. Ci vuole rispetto, lo dico sempre, ed è un rito per me. Mi piacerebbe che i nuovi sommelier abbiano tanta curiosità e tanta voglia di scoprire realtà nuove, zone nuove e avere grande cultura sul vino, ma ce ne vuole tanta. Io credo che forse morirò e mi mancheranno da assaggiare ancora tanti vini. Forse il vino più grande del mondo non ho ancora assaggiato. Io penso che quello della curiosità sia un po' un tratto fondamentale nel momento storico in cui viviamo. Senza la curiosità, la voglia di fare quel passo in più rispetto agli altri, scoprire quella cosa in più è forse l'elemento che ti può dare la spinta per arrivare dove si vuole arrivare. Sicuramente nella tua storia c'è tantissima questa voglia di scoprire e di emergere e di arrivare. Perché chi ci ascolta dovrebbe venire a mangiare da Langosteria? Che cosa ha l'esperienza Langosteria in più rispetto ad altri posti? Allora, diciamo che Langosteria è un fine dining, quindi di origine italiana, e questo è chiaramente palese. Il nostro fondatore Enrico Buonocore è un imprenditore giovane e visionario che ha avuto sempre l'obiettivo di cambiare il modo di mangiare il pesce, no? E credo che lo abbia fatto. E negli ultimi anni abbiamo preso anche questo, diciamo, twist internazionale. Abbiamo ricerchiamo ancora i migliori ingredienti del mondo e li portiamo nel piatto. Quando dico ricerca degli ingredienti non parlo solo in questo caso di pesce, ma parliamo anche di quello che può essere il mio mondo. Quindi diciamo che di base c'è una cura dell'esperienza in ogni dettaglio, e questo è il punto per cui vale la pena venire in Langosteria. Cioè, quando ti siedi ti accorgi che ti arrivano delle vibrazioni, no? Quindi ha un ritmo, e tutto questo è all'interno della Langosteria. È un'esperienza che è unica e non copia nessuno, è una cosa a sé, cioè bisogna provarla per crederci, perché se uno non viene in Langosteria non se ne rende conto, però dal momento in cui entri al momento in cui esci è un'esperienza continua, senza colpi di scena. Cioè, non è che ti arriva quello con il fuoco, è tutto molto più semplice, però fatto tutto con grande amore e, ripeto, con grande ricerca. Sì, io da cliente e direi micro fornitore posso confermare
è quello che hai detto, nel senso che l'angosteria in sé ha una grandissima, fortissima identità, ma la cosa che trovo ancora più sorprendente è che ogni singolo locale del gruppo Langosteria abbia una sua identità che comunque sia riconducibile a quella del gruppo. Parlando di Langosteria, quello che puoi dirci, iniziative e progetti che avete in corso, futuri, sono secondo me interessanti, insomma, da svelare. Te lo dico solo perché sei tu, Alessandro, eh? Allora, il gruppo Langosteria è chiaramente concentrato negli ultimi anni sull'internazionalizzazione e apriremo a Parigi all'interno di Cheval Blanc ed è per noi il primo progetto estero e siamo veramente tutti emozionati, soprattutto in un posto come ha ripetuto questi giorni diverse volte Enrico Buonocore, dove lui ha sognato la Langosteria, no? Perché lui dice l'ho sognata a Parigi. Speriamo che tutto vada bene, ma devo essere onesta, il posto è meraviglioso e speriamo di annunciare un secondo progetto entro la fine dell'anno. E comunque diciamo che i prossimi anni ci vedranno, e ne sono certa, protagonisti di importanti aperture fuori dall'Italia, perché è quello che stiamo costruendo come gruppo. L'ultima parte dell'intervista è quella che a noi piace chiamare piccola pasticceria, anche se sicuramente non sarà all'altezza della piccola pasticceria che fate da Langosteria. Però ci piace chiedere ai nostri ospiti un consiglio, un consiglio su un libro, un film, un podcast, qualcosa che hai letto, visto nell'ultimo periodo, anche nel corso della tua vita, che ha avuto un impatto, una rilevanza per te e nel tuo percorso. Allora, vorrei dire che leggo tantissimi libri, non è così. Di base leggo ovviamente libri sul vino. Facci qualche nome, dai. L'ultimo che ho letto è stato fatto da un grande amico, un grande professionista che è Vincenzo Donatiello. Come film io sono in realtà una a cui piacciono i thriller, i gialli. Mi piace vedere, avere quella suspense di scoprire chi è l'assassino, per cui diciamo che non sono molto, come dire, così innovativa, ecco. Guarda, devo dirti che mi è piaciuta molto una serie su Sherlock Holmes. Ogni tanto mi metto lì, anche io cerco nei miei cassetti mentali, quando penso mi sembro un pochino dissociata dalle. Sherlock. Sì, sarei voluta essere Sherlock Holmes, ma contento di essere Valentina Bertini, che non è poco, devo dire, però. È tanta roba. Tra l'altro possiamo dire, anche se voi non lo riuscite a vedere, Valentina è l'ospite per adesso con lo sfondo più bello in assoluto, con un quadro di Venezia, se non sbaglio. Guarda, quel quadro lì, sì, è Piazza San Marco, no? Questo è, sai, io sono di Spello. Spello è adato in Natale a un grande pittore naif che si chiamava Norberto e che è stato per anni un cliente del mio ristorante. E ho avuto sempre una passione per questo quadro qui, che è Piazza San Marco. Io odio i piccioni. Per cui questa è Piazza San Marco, come puoi vedere, senza piccioni, ma con lo stile inconfondibile di questo pittore, con i fraticelli. Non riesci a vederli, però ci sono i fraticelli che volano, sono diciamo il suo segno distintivo. Tutti i quadri di Norberto riportano questi fraticelli che normalmente sono nei paesaggi umbri, per cui fa un po' casa. Per me è il regalo di mia mamma per i miei 40 anni, per ricordarmi che sono vecchia. molto bello, apprezzato. Però c'è anche Mick Jagger. Io ascolto musica, ascolto i Rolling Stone. Ognuno ha Alla i suoi grande. difettini di fabbrica, perché anche quelli bisogna averli. Sì, perché ti danno la carica. Tra l'altro è stato uno degli ultimi concerti che ho visto, quindi. Valentina, ma invece oltre naturalmente a Juicy Tap, ascolti anche altri podcast oppure non fanno parte della tua No, routine? guarda, di podcast ne ascolto qualcuno ogni tanto, sempre sul vino. Ne fa qualcuno, un signore che si chiama Orazio Vannozzi, che Alessandro conoscerà sicuro. E poi ogni tanto provo a sentire dei podcast per migliorare il mio francese, visto che andiamo a Langosteria a Parigi. Mi preparo. Momento pasticceria potrebbe essere anche il mio vino preferito. Ce l'ho un vino preferito? Vai. Zona preferita è ovvio, Sauvage Saint-Dire, è la Borgogna. Quando diventi sommelier a un certo punto, prima ti piacciono tutti, poi a un certo punto capisci che il tuo stile di bevuta diventa quello e non ti fermi più. Adesso dici, detto così, oddio quanto costeranno mai. No, ci sono anche denominazioni minori eccezionali, sono anche giovani produttori che escono con delle cifre accettabili. Certo, la fortuna di bere i vini iconici e mostri sacri, lì proprio sogni. Cioè, quello è un viaggio proprio incredibile. Sono emozioni uniche, quello che può dare il vino, probabilmente quando ci sentono parlare le persone che non si occupano di vino,
ma magari pensano solo al vino come una cosa sì da bere mentre si mangia. Sembriamo dei pazzi, no? Però per me il vino c'ha una vita, cioè lui nasce, cresce, è un po' come le persone, no? E quando a volte c'è un vino che non è in formissima, io dico sempre, guarda, si è svegliato col mal di testa. Il vino un po' racconta la storia dell'uomo, per cui siamo noi in quelle bottiglie. Quindi non siamo tutti i giorni belli, non siamo tutti i giorni perfetti. Ci sono dei vini che nascono bruttarelli, poi con gli anni diventano bellissimi, oppure dei vini belli che poi invece diventano brutti. Cioè, c'è tanto della vita dell'uomo in un vino, è molto legato a quello che siamo noi. Anche a livello di umore, c'è un vino per ridere, c'è un vino per festeggiare, c'è un vino che per un pranzo di lavoro. Ci sono tante sfaccettature nel vino. Non sono una che beve sempre la stessa cosa. Cerco sempre di variare, a parte quelle 3-4 cose che a me fa piacere bere in determinati giorni. Poi sono una morale, dipende dalle giornate, se ho voglia di ridere, di scherzare. Diciamo che io sono una che la domenica mi piace bere il Lambrusco. Mi fa convivialità, perché mi fa allegria, mi fa casa. Ed è bello, in un vino bisogna cercare non solo il fatto, sì, la qualità è chiaro, però anche quello che comunica il vino. Poi quando sono al mare sono una gamba e verdicchio, vengo da 40 anni a Senigallia, per cui le Marche, il verdicchio, anche quello del cantinone sociale, per me è sa di casa al mare, sa di vacanza, sa di divertimento. Poi sono umbra, rosso, i rossi dell'Umbria, Toscana, preferisco più la Toscana rispetto all'Umbria, però sono una gamma molto rosso. E il Piemonte è normale, siamo in Italia, non è che... Ma se ti dovessimo chiedere la bottiglia? La bottiglia, lo sai che c'è, l'ho bevuta l'altra sera, sono una bambina fortunata perché ho degli amici che mi vogliono tanto bene e che mi fanno sempre bere le grandi cose, soprattutto dalle loro collezioni private, ed era un Vega Sicilia unico del 70. Wow! Te lo giuro. Chiudiamo così. Non ho neanche le parole per descriverlo. È stata un'emozione unica. E il vino che devi ancora bere, che vorresti bere? Il vino, forse lo devono ancora fare. Devono ancora farlo. Comunque sappi, Alessandro, che ho fatto colazione di Pasqua. Noi, io da buona umbra faccio colazione la mattina alle 8 e di solito beviamo la mattina di Pasqua. Noi siamo, abbiamo le uova benedetta, la torta al formaggio, il salà, le solite cose che si fa la colazione così, e io ho bevuto il tuo Lambrusco. Sai perché? Perché in Umbria noi, io sono una molto tradizionale su queste cose, mi piace il Natale, le feste, però il momento di Pasqua è sempre una cosa gioiosa, perché noi alle 8:30 mattina, alle 9 eravamo tutti ubriachi praticamente, quindi è stato sempre un momento di estrema gioia. Ma beviamo la vernaccia di Cannara, che è questo vino che fanno leggermente frizzante. Ovviamente non avevo la vernaccia, ma non avevo neanche intenzione di andarla a cercare. Ho detto, guarda che c'è, stamattina mi faccio pure una bella bevuta, e devo dire che è durato pochissimo. Considera che le migliori bottiglie sono quando sei magnum e sei solo tu a bere, no? E per me più o meno valeva lo stesso, perché mia mamma è stemma, e quindi la bottiglia per me è sempre tutta intera, cioè non la condivido mai quando c'è mia madre. Valentina, io ti ringrazio per questa chiacchierata, ci hai veramente ispirato, e sentire parlare del vino con così tanta emozione e coinvolgimento fa sempre piacere, e dalle tue parole veramente si può percepire la passione che tu hai per questo mestiere, e ti ringrazio per averla condivisa con noi. Quindi grazie, ci vediamo presto in uno dei vostri locali. Grazie, vi aspetto. Grazie mille. Hai ascoltato Juicy Tap. Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.